ragazzi, siamo i Granas e questo è il decimo pack. Musica! Now, say my name. Quindi, decimo pack. Olè! Che bello! E chi sarà il fortunato che a questo momento farà la prima domanda del decimo pack? Camil Parlanti ci chiede: i vostri genitori guardano i vostri video? Sì. Se sì, cosa ne pensano? Sì, mia madre guarda i miei video. Sì, davvero. I tuoi o i nostri? E, i miei, i nostri, vabbè, comunque. Ah, okay. I nostri video e niente, e dice... Ciao. Ciao, no. E niente, e pensa che sia comunque un buon progetto e tutto quanto. Certo, lei dà un fastidio magari, che dico vaffanculo, cazzo, porca troia, e quindi dice dimmelo. Però vabbè, comunque gli piacciono, sono divertenti. E mio padre invece dice: ma che cazzo sto a fare, giochi a FIFA, Balotelli e cazzate del genere. Allora, i miei genitori sanno che faccio YouTube, ma non guardano i video, per fortuna, che sennò mi vergognerei abbastanza. Mio fratello, da quello che so, qualche video se lo spizza ogni tanto, ovvero tradotto dal romano all'italiano, se lo guarda. In realtà è il nostro primo fan, però vabbè. Quindi no, vabbè, non si guarda tutti i video. No, no. Però ogni tanto qualcuno lo guarda, quindi potrebbe potrebbe stare a guardare questo video. E se nel caso in cui tu lo stessi guardando, vaffanculo. Amore fraterno proprio. Poi quasi è scatenata, attenzione, una battaglia fra due persone. Attenzione, in realtà è da solo, perché Marco Matarese scrive: come è nato questo nome, perché Granas? E qualcuno gli risponde: ancora? Guardati le fac. Direi anche, tra virgolette, giustamente, perché ce lo chiedete ogni fac, ma noi abbiamo già fatto questa risposta a questa domanda. E Marco Matarese se la prende e comincia a fare: si fa con un scem, parte tre quarti ragazzi tua. Ti può parlare, spawn, strunz, vive, si fa con un drogato. E vabbè, non sto prendendo in giro i napoletani, ma per farvi, cioè, sto cercando di recitare quello che è successo sotto. Comunque lo leggete anche qui. Vabbè, come è nato il nostro nome? Da una maglietta, quella che andò su lui, non sapevamo che nome mettere. Ha guardato la maglietta, che in realtà era la mia, quindi ce l'avevo io addosso. Mi guardavo, ma chiamamose Granas, e quindi da là Granas. Comunque mi scuso con tutti i napoletani, perché non lo so, per questa, lo so, bellissima performance. Lo so che parlo malissimo napoletano, a me danno fastidio quando la gente prova a parlare romano, non ci riesce. Ma era soltanto per rendere l'idea, insomma. Sì. E non volevo prendere in giro. Andrea Curto ci dice: imitate i vostri colleghi. Ciao colleghi. Beh ragazzi, sono Dread, bentornati sul mio canale. Oggi la sfida. Beh ragazzi, sono Gabby, subscribe sul mio canale. What's up signori, sono Johnny Creek. What's up signori, sono Johnny Creek. Amore totale. Drogo Bros fratelli, vai. Bella ragazzi, sono Gox Frax. Bella ragazzoli, sono Own. Bella ragazzi, ragazzi, sono Anima, bentornati sul nostro canale, sul mio canale. Bella ragazzi, sono Zaa. Fine. E poi invece l'outro di Zampe è qualcosa di epico, perché sembra, sapete, pubblicità di medicinali, no? Questo farmaco, benvenuti. Questo farmaco può causare, dovrebbe esistere con solare medico. Il primo che legge la domanda deve tirare uno schiaffo all'altro. Invece Lorenzo Mini ci chiede: volete che faccia una domanda seria o stupida? Stupida. Stupida, stiamo aspettando. Federico SS Lazio ci chiede: fuck, cos'è un fuck? Questo. Gliel'ho appoggiato! Simone Montini, fuck, JKKSKE, JKWNDKSKDDKSI? No. Allora, Donato Tartarello ci chiede: cosa ne pensate di Advanced Warfare? Allora, le mie opinioni a caldo sono che è diverso da Ghost. Oh, quindi no. Qua ci stiamo. Che analisi, ragazzi. E che comunque, cioè, guardando anche i video, sentendo comunque le impressioni degli altri youtuber, possa avere una speranza, una piccola speranza in più rispetto agli altri Call of Duty usciti recentemente, che magari possa essere un pochettino più giocato durante quest'anno, perché come avete potuto vedere quest'anno c'era solo FIFA e COD è stato completamente abbandonato. Io e te ci siamo capiti. Adam Jodic, quello che sta leggendo deve tirare un pugno all'alto. Antonio Pagucci, perché c'è l'accento su lei, ci chiede: ma il video di 20.000? Il video di 20.000 arriverà. Arriva tra poco, forse i primi di settembre. Arriva. E arriva i primi di settembre. E sarà un bel video. Quindi aspettatelo con ansia, e Agab, era un gran pezzo. Perché stiamo cercando di fare un bel video, quindi non è che siamo ci vuole 20.000 vlog. Grazie per 20.000, non è così. Andrea Daverio ci chiede: farete la crossbar challenge con Dread e Frax? Sì, ce ne saranno altri due. Come abbiamo detto anche sul video di Dread, come ha detto Dread sul video di Dread.
gli uomini paria che mangiano paria, bevono paria, vino, come ha detto Dredd sul video suo, insomma. Sbroccato. Saranno altre due crossbar challenge, una sul canale nostro, una su quello di Frax. Allora, Luca Rossi ci chiede in quanto tempo riusciamo a mangiare un ananas. Allora, caro Luca, se arriviamo a 1000 mi piace su questo video, facciamo un video con la sfida dell'ananas. Sarà un video proprio dedicato a chi mangia per primo un ananas intera, tra me e lui. Quindi, io in vita mia ho mangiato 2 fette di ananas, tra l'altro. Quindi ragazzi, vogliamo 1000 mi piace per fare la sfida dell'ananas. Il fuck termina qui, il 10° fuck termina qua e ci becchiamo al prossimo video. 1000 mi piace, la sfida dell'ananas. Raga, bella.